Paura e delirio a Las Vegas, Fear and Loathing in Las Vegas, ma purtroppo è doppiato il film. Curiosamente in questo secondo appuntamento con i film di fuori orario del lunedì notte, è un dopo Dark City, è un altro film di ordinaria e straordinaria allucinazione, tratto da un classico di Hunter Thompson, un classico noto soprattutto negli Stati Uniti, ma tradotto anche da qualche anno in Italia, da Bompiani. Racconto una sorta di docudrama scritto, inchiesta giornalistica e sogno allucinato, appunto drogato, l'esergico psichedelico dell'inchiesta stessa, condotta da questo mitico giornalista americano di Rolling Stones. Ma il film, curiosamente di nuovo, grazie alla presenza straordinaria di Johnny Depp, il Johnny Depp che non a caso è il protagonista del film più bello di Tim Burton, Ed Wood, del film più bello di Jim Jarmusch, Dead Man, e del suo stesso film The Brave, è forse l'unico attore di oggi che ha la capacità di raggiungere da subito la monumentalità dei classici, una sorta di fissità anche per il tratto somatico vagamente asiatico, imperscrutabile, e nello stesso tempo dare con questa fisicità un po' immobile, ripeto, un po' statuaria, dare invece un dinamismo incredibile a tutto quello che viene intorno a lui, ovvero all'immagine stessa, a tutte le immagini di un film come questo. Terry Gilliam, anche se ha fatto due film affascinantissimi, non per caso entrambi in qualche modo di fantascienza, come Time Bandits e Il mistero delle 12 scimmie, non è forse un grande regista, divertente, fascinoso, bislacco, ex Monty Python, ma questo è sicuramente il suo film più illeggibile e più riuscito appunto nel suo sbilanciamento. Grazie a questa centralità di Johnny Depp e del suo compare Benicio del Toro, ogni istante del film permette di entrare da una parte nel normale naturalismo dell'immagine, che è il normale, ecco, che in un film come questo si rivela subito come la normale allucinazione del cinema. Il cinema, come è stato allucinato, allucinatorio di per sé, il Flying Hive, di cui parlando soprattutto di volo abbiamo visto alcuni esempi più o meno fantastici pochi giorni fa a Fuori Orario. Ecco, questo è uno dei film che mostrano come per volare alto, per volare, basti entrare nell'immagine, sentirsene bruciati, rendersi conto di essere un'immagine. È un film in costume a suo modo, un film d'epoca, e basta la scena più semplice, che so, Cameron Diaz che appare all'interno di un ascensore, bellissima, bionda, i protagonisti sotto effetto. È raro che un film riesca a rimandare, far rimbalzare senza trucchetti, senza giochini, senza effettacci sullo spettatore questa alterazione che è data già in qualche modo dalla focale, già in qualche modo dal fatto che siamo comunque dentro fuori un'inquadratura non nostra. Ecco, per situare il fuoritempo particolare, psichedelico appunto, di questo film, che invece nonostante gli sbilanciamenti visivi, la macchina che oscilla, è potentemente giroscopico, centrato, ha una sua bussola sempre in azione, come una sorta di soggettiva di qualcun altro, soggettiva di un ulteriore stato di coscienza. Possiamo pensare da una parte al film della settimana scorsa, appunto il Dark City, che nella sua impassibilità glaciale, come mondo che si spaccava ogni momento, che si poteva mostrare come negativo assoluto proprio tra questa luce del cinema, il dark del buio, del non vedere, ma dall'altra possiamo pensare a un film appena uscito, lo stupendo Signs, Segni di Shyamalan, dove basta vedere l'inizio, ecco, pensate all'inizio di quel film, quei pochi secondi, un'immagine che muta impercettibilmente, si sfoca, cambia in diretta, è un sogno, è una vista da chi è pensata. Ecco, questi sono i passi nel delirio che il cinema ogni istante propone e che molto raramente ci dà anche, in modo più o meno cifrato, evidente, enigmatico, i mezzi per sentirla questa alterazione che si fa in quel momento, che siamo noi stessi. Buona visione. Because the night belongs to love. Because the night belongs to life. Because the night.
Until the morning comes.